Purtroppo, signori, i mercati non sono riusciti a reggere all'ondata di notizie negative che sono arrivate. In particolare questa settimana abbiamo visto un Nasdaq perdere il 3%, un S&P perdere il 2,5% e gli indici europei tutti essere a ribasso all'incirca di un 2%. Ma perché sono tornati i ribassi? Perché i tori hanno fermato la loro corsa? Vediamo tutto nel video di oggi. Prima di vedere tutto questo, però, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Inoltre vi ricordo anche che qua sotto in descrizione trovate il mio sito internet dove potete prenotare il percorso one to one direttamente con me, che sarà disponibile fino a giugno. E qua sotto in descrizione c'è il link al sito e lì trovate tutte le info per contattarmi. Inoltre vi ricordo anche che stanno uscendo le analisi giornaliere sui principali strumenti finanziari, quindi se qualche strumento vi interessa vi ricordo di farmelo sapere nei commenti e vedrò di portare qualche analisi. Detto questo, partiamo subito e cerchiamo di capire cosa è successo. I mercati erano contenti, erano felici, sono saliti con grande forza e poi dopo cosa accade? Accade che esce il dato sulla disoccupazione, la disoccupazione non aumenta, ci sono tantissimi nuovi posti di lavoro, ma il mercato gli dice vabbè, ok, ci può stare, attendiamo, non sono ancora abbastanza queste notizie. Esce l'inflazione, inflazione che insomma cala ma meno delle attese, e anche qui il mercato dice vabbè, ci può stare, meno delle attese, è calato, però comunque un po' è calato, va bene. Poi cosa accade? Via, iniziano, vedete che parla Bullard e dice però potremmo alzare di 50 punti base. Anche qui il mercato dice vabbè, Bullard è sempre così tanto aggressivo magari, e via ancora, e comunque continua questa lateralità. Alla fine cos'altro succede? Esce il Producer Price Index e anche qui un'altra bella botta, perché aumenta al posto che calare. E poi dopo, questa settimana ancora brutte notizie sui mercati. In particolare, cosa succede? Succede che fino a mercoledì si rimane un po' lì, c'è stata una discesa martedì perché ormai le notizie bearish stavano dominando, quindi c'è stata una discesa, poi arriva il FOMC, che escono i verbali della riunione del FOMC e qui iniziano a esserci un po' di dati, quindi viene detto un po' tutto, si decide di alzare di 25 punti base all'unanimità, però viene rivista l'inflazione a rialzo per i mesi di novembre e dicembre, brutta notizia ancora, e poi aumenta la probabilità di una recessione, almeno questo è quello che vede la Fed. E quindi anche qui le notizie sono bearish. E infine il colpo di grazia arriva questo venerdì. Questo venerdì che escono i seguenti dati. Ve li riassumo qua perché ne sono usciti un po' tutti insieme, infatti venerdì poi dopo i mercati sono crollati. Allora i dati usciti sono i seguenti, quelli che hanno preoccupato: indice principale prezzi, indice prezzi e spese personali aumentato 0,6, ci si aspettava 0,4, poi ancora indice spese per i consumi a gennaio 4,7, ci si aspettava 4,3, vuol dire che la gente continua a spendere, poi dopo ancora cos'altro succede? Che alle 16 esce il dato sulla vendita di nuove abitazioni e indovinate, 670.000 abitazioni rispetto alle 620.000 previste. Altro dato bearish, perché più case vendi, più poi dopo la domanda di case è alta e più il prezzo sale. Signori, purtroppo le notizie sono solo bearish e il mercato non riesce a reggere tutte queste notizie e di conseguenza scende. L'ottimismo va a calmarsi e inizia un po' di pessimismo, inizia un po' di paura, e secondo me, vi dirò, è una paura che ci sta, perché io avevo detto finché non avrò segnali di inversione di questo trend rialzista rimarrò bullish sui mercati. Questi segnali sono arrivati e di conseguenza adesso vuol dire che non è ancora finita. Vuol dire che i risultati, sì, da 9 passa a 6, l'abbiamo portata l'inflazione, ma adesso da 6 a 2 sarà una lunga e difficile cavalcata, e a febbraio bisogna iniziare a vedere dei risultati concreti, perché se questi non ci sono, c'è solo una soluzione: ancora più tassi e ancora più aumenta il rischio di una recessione pesante.
Quindi quello che voglio dire è che in questo momento l'ottimismo è finito. Adesso andremo anche a vedere da un punto di vista tecnico e grafico. Quindi rimaniamo calmi, rimaniamo attenti. Adesso non serve avere fretta, perché le notizie sono uscite e le notizie ci dicono che l'inflazione è ancora molto molto appiccicosa. E molti segnali tecnici ci dicono anche che il mercato può continuare a scendere. Per quanto riguarda prossima settimana, cioè questa settimana che stiamo vivendo, che voi state vedendo il video, non escono particolari dati, quindi vedremo effettivamente la paura degli investitori o un eventuale ritorno dell'ottimismo, anche se questo ottimismo in questo momento non è supportato dai fondamentali. Detto questo, adesso ci spostiamo al grafico. Andiamo un po' a fare qualche analisi sui principali strumenti finanziari. Eccoci qua, partiamo sull'S&P 500 su time frame giornaliero e cosa vediamo? Vediamo, tac, l'indecisione che vi parlavo delle due settimane precedenti e poi la discesa di settimana scorsa, molto molto aggressiva e forte. Ma andiamo a vedere su time frame giornaliero, scusate, ho sbagliato orario, giornaliero, eccoci qua. Vediamo che si inizia effettivamente a scendere. E ora vi dirò di più, qui questa discesa potrebbe continuare a mio parere fino a area, e ve la faccio notare, l'area che a me interessa particolarmente, questa qui, l'area di 3.750, qui dove ci sono, dove c'è una buonissima area supportiva. I ribassi potrebbero continuare fino a lì, salvo eventuali ritorni di ottimismo supportati da dati, perché i dati, come abbiamo visto, ragazzi, purtroppo vogliono dire un'inflazione ancora pesante. Quindi siamo qui in area 3.750, mi aspetto che possa tornare. Per quanto riguarda invece il Nasdaq, qui mi aspetto un ritorno in area. Guardate qui, da un punto di vista tecnico, la zona che mi piace di più è questa qui, 11.500 più o meno potrebbe tornare il Nasdaq, tutta quest'area è interessante. Sul Nasdaq, cosa interessante da notare, guardate qui da un punto di vista tecnico, tac, l'area di 12.000, l'avevamo segnalata, l'avevamo vista, avevamo detto 12.000 è un'area importante. Infatti, guardate su time frame orario, questo ci tengo perché è molto molto interessante, guardate su time frame orario come si è comportato il Nasdaq in area 12.000. Supporto, ha reagito una volta, ha reagito la seconda volta e poi dopo non ce l'ha più fatta ed è sceso con forza. Perché dico che è importante questo? Perché si poteva già capire che il Nasdaq non ce l'avrebbe fatta da qui, guardate, da questa zona qui non so cosa è successo, aspettate che ci è venuto un'altra cosa, ecco qua, da questa zona qui, perché qui non aveva più la forza di salire e da un punto di vista orario, per chi fa operazioni intraday in breve termine, si vedeva già come la zona qui di 12.200 aveva funzionato qua da supporto, rotta a ribasso e poi dopo da resistenza. Il Nasdaq non aveva la forza e poi è sceso e i venditori hanno ripreso il controllo del mercato. Quindi il Nasdaq per il momento me lo aspetto un ritorno in area 11.500 se questi ribassi dovessero continuare, perché ha rimbalzato proprio in questo punto qui dopo la rottura del supporto del supporto in area 12.000. beh, ve lo faccio vedere, perché ha beccato in pieno la media a 200 periodi. Una rottura della media 200 periodi a ribasso in chiusura, cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire un continuo dei ribassi e che questa rottura è stata una falsa rottura, quindi massima attenzione. Per quanto riguarda poi dopo adesso gli indici europei, c'è stato il ritracciamento di cui parlavamo, sia su quanto riguarda il CAC 40 che ha raggiunto il target che dicevamo ormai da settimane sui massimi precedenti, l'ha raggiunto e poi dopo qui c'è stato il ritracciamento pesante. Con i dati che escono mi aspetto che il ritracciamento possa essere più pesante del previsto per quanto riguarda il CAC 40, secondo me fino in area 7.000 l'indice francese potrebbe arrivare. Per quanto riguarda l'indice tedesco, non ha raggiunto i massimi precedenti, qui dove mi aspetto che possa tornare l'indice tedesco è l'area di 15.000, potrebbe raggiungerla tranquillamente, da qui poi potremmo rivedere qualche rialzo. Per quanto riguarda il FTSE MIB, target raggiunto, qui il FTSE MIB con i dati che escono, il ritracciamento potrebbe essere più pesante e me lo aspetto in area, guardate qui, 26.400, la prima area di interesse. Successivamente, altra area di interesse per l'indice
italiano è l'area proprio di 26.000 spaccato. Detto questo, visti i principali indici, andiamo su BTC. BTC che inizia questo ritracciamento. Vi consiglio di vedere le analisi su BTC, perché abbiamo fatto varie analisi sul canale e ci sono buone opportunità di entrata su questo strumento. E la mia view su BTC rimane rialzista in questo momento, perché rispetto a tutti rispetto agli indici americani, qui abbiamo una situazione un po' più tranquilla, perché sembra risentire un po' meno dei fondamentali, almeno in questo momento. E quindi anche su Bitcoin possiamo vedere, possiamo aspettarci dei successivi rialzi. Detto questo, ora mi sposto a vedere l'indice del dollaro americano, che ha ripreso grande forza. Questo è una conferma in più addirittura di quello che dicevamo, ovvero del fatto che gli indici potrebbero continuare a scendere. Perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che i soldi si stanno tornando a spostare nuovamente sul dollaro americano, che fa da bene rifugio nei momenti di crisi. Inoltre, il dollaro americano che cos'ha? Anche, vi faccio vedere, guardate, è comparso qua adesso l'analisi precedente fatta, che vedete come il dollaro americano ha raggiunto in pieno il target con la col processo di accumulazione che avevamo visto in un'analisi precedente. Quindi guardatele, perché guardate, ha proprio raggiunto in pieno il nostro target. Detto questo, cosa vuol dire? Vuol dire che gli investitori stanno spostando soldi sul dollaro americano perché vogliono proteggersi, perché l'ottimismo è in questo momento finito e limitato. Infine, ultima parola le spendo sul natural gas. Natural gas che raggiunge zona 2, target che avevamo individuato, e qui proprio sono ripartiti un po' di rialzi. Adesso non siamo ancora in stagionalità rialzista per il natural gas, manca una quindicina di giorni, però iniziare a valutare operazioni long non è cosa sbagliata, secondo me, sul natural gas, per quanto riguarda il natural gas. Detto questo, per le analisi a grafico per oggi è tutto. Queste sono le mie analisi sui principali strumenti finanziari. Tengo a precisare che per quanto riguarda gli investimenti long term sugli indici americani, cioè, siamo ancora molto tranquilli, i prezzi rimangono ancora buoni in un'ottica di lungo termine, però i dati usciti e anche i verbali del FOMC ci fanno capire che sarà più lunga del previsto. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha i piani di accumulo, chi sta accumulando, chi sta facendo investimenti long term, è comunque tranquillo e sereno. Chi invece sta provando un po' a speculare, fa swing trading così, beh signori, attenzione, perché ci potrebbero essere ulteriori ribassi. I target di questi ribassi li abbiamo visti, poi dopo vedremo un po' come potrebbero poi dopo comportarsi i prezzi una volta raggiunti quei target. Detto questo, vi ricordo comunque di fare attenzione, perché sta tornando volatilità sul mercato, quindi nelle operazioni che fate mi raccomando occhio al money management, perché torna la volatilità. Detto questo, per il video di oggi è tutto. Io vi ringrazio per la visualizzazione. Se il video vi è stato utile, come sempre, un bellissimo like per pompare l'algoritmo. E noi ci vediamo nei prossimi video, sempre qui sul canale.